Salve a tutti gli amici dell'osservatore.com, siamo oggi qui insieme a Riccardo Pagni, che è il cofondatore e direttore della corale Joyful. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera. Grazie. E subito una domanda, come è nata questa idea della corale e quando? Allora, siamo nati 18 anni fa e dall'idea di un gruppo piccolo di amici, eravamo 8, e appassionati di musica e di canto, tutti quindi coristi provenienti da diverse esperienze, e decidemmo all'epoca di fondare questo coro con la particolarità della musica gospel, perché esprimeva dal punto di vista musicale un genere che ci piaceva molto, come il blues, il rhythm and blues, il soul, e quindi tutto è nato nell'aprile del 2002. 18 anni fa, e a aprile diventiamo maggiorenni. Beh, quindi prendete la patente. Sì. E gli eventi che avete fatto in passato? Allora, noi effettuiamo attività concertistica su richiesta di chi ci chiama, e la particolarità della nostra associazione è che affianchiamo l'attività concertistica tradizionale con dei progetti che facciamo noi, quindi realizziamo progetti di musica e solidarietà. Per esempio, a ottobre scorso abbiamo fatto un video molto, molto bello sul tema della donazione, insieme a Vite Ollus, volontari italiani trapiantati epatici, e ad AIRX, Associazione Italiana Ricerca con la Gite Sclerosante. È stata composta una canzone nuova sul tema della donazione, un brano che vede la donazione attraverso l'ottica di chi ha ricevuto l'organo, quindi un sentimento di gratitudine, di gioia per la rinascita, come la chiamano loro. E abbiamo registrato come Joyful, sia audio che video, con il supporto preziosissimo di un gruppo di trapiantati, oltre 20 trapiantati venuti da varie parti d'Italia. Ci siamo trovati in Fortezza Nuova e a Cisanello, l'ospedale Cisanello, dove abbiamo realizzato questo video, che è tuttora in rete. Un progetto molto, molto bello, perché è volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della donazione, ma è stato un momento anche di aggregazione attraverso la musica molto, molto bello. Nel passato ne abbiamo fatti tantissimi altri, lascia immaginare. Noi facciamo un progetto ogni anno che si chiama Progetto for Peace, che è musica per la pace e la solidarietà, che quest'anno è arrivata alla 13ª edizione, e dentro questo contenitore inseriamo ogni anno delle iniziative nuove. E diciamo eventi che manifestazioni che durano da un bel po', diciamo. Sì, sì. Come il flash mob che farete ora, sì, qui al Teatro Goldoni, perché noi amici siamo dentro il Teatro Goldoni, e il 20 prossimo febbraio la corale Joyful farà un flash mob che ora... Sì. Allora, sì, è una cosa... non è uno spettacolo. Noi, questa è la quarta edizione, quindi chi è già venuto... È un momento molto bello, perché praticamente lo spettacolo viene fatto in platea, nei parchi, in gallerie e nei loggioni. Sul palcoscenico non ci sarà assolutamente niente. Noi ci troviamo, gli altri anni siamo stati sempre 1000, cioè abbiamo raggiunto la capienza massima del teatro, e insegniamo una canzone che ha un grande significato. Ogni anno abbiniamo alla canzone un significato importante, e insegniamo la canzone a tutti. Quando siamo pronti per cantarla, incominciamo a cantarla, e praticamente ci sono delle telecamere che ci riprendono, viene realizzato un video che poi viene messo sui social senza alcun scopo di lucro. Il tutto, per quanto riguarda... Parlaci un attimino del flash mob che verrà fatto il 20 di febbraio, perché amici dell'osservatore.com, noi siamo dentro il Teatro Goldoni in questo momento, e il 20 di febbraio la corale Joyful farà un flash mob dove potranno partecipare in tanti. Raccontaci un po'. Allora, è la quarta edizione di questo Cantiamo Insieme, l'abbiamo chiamata così. Praticamente giovedì 20
ci troveremo tutti in teatro, si spera come gli altri anni di essere 1000, cioè fino alla capienza massima del teatro. Non è un concerto, non è neanche uno spettacolo sul palcoscenico, perché lo spettacolo sarà in platea, nei palchi e in galleria. Cioè, quindi gli attori, i cantanti saranno in tutto il teatro. Inseriremo una canzone nuova, che verrà cantata da tutti, nel coro più grande che si sia mai esibito a Livorno, perché 1000 persone che cantano, posso garantire per le esperienze degli scorsi anni, è un'energia, un momento di condivisione attraverso la musica fortissima. E quest'anno c'è la particolarità che la canzone è una canzone inedita, scritta per l'occasione, si intitola Per Morì, ed è una canzone che ovviamente riguarda Amedeo Modigliani, la canzone che i livornesi rivolgono, cantano a Modigliani, e quindi sarà un bellissimo momento. Il flash mob, come noi un po' impropriamente lo chiamiamo, si inserisce nel progetto For Peace, Musica per la Pace e la Solidarietà, che è giunta alla 13ª edizione e che è dedicato, come lo scorso anno, ad AICS, Associazione Italiana Ricerca con l'Angite Sclerosante. La partecipazione a questo flash mob, a questo evento, è totalmente gratuita, bisogna venire al Goldoni nei giorni in cui la biglietteria è aperta e compilare una liberatoria per la privacy, perché verrà fatto un video della serata che inquadra il pubblico che canta, e il video poi verrà pubblicato sui social, quindi c'è bisogno di una liberatoria, e con la liberatoria si prende un biglietto, si sceglie il posto, si prende un biglietto gratuito e si può entrare in teatro. Posso garantire per le precedenti edizioni che è una cosa semplice, ovviamente, ma molto molto bella. A che ora è la... Allora, l'evento è alle 20:30, nel senso che poi a seguire iniziamo, perché va insegnata la canzone, e poi ci saranno delle piccole sorprese in teatro che precedono il coro vero e proprio. Interessante, molto interessante. Ok, e raccontaci un pochino la struttura del coro, il genere che fate, e poi naturalmente se qualcuno ha voglia di venire a voi, come può fare? Allora, è un coro musicalmente moderno, non è un coro classico, cantiamo con accompagnamento di basi musicali che sono fatte appositamente per noi. Il genere che facciamo è gospel, però non soltanto gospel. Attualmente il repertorio gospel è al 50%, abbiamo un repertorio misto di musica moderna, con i grandi classici, quindi abbiamo avuto e abbiamo tuttora il repertorio brani di Ike e Tina Turner, dei Coldplay, abbiamo tuttora brani dei Queen, spaziamo veramente su tanti versanti di musica molto molto bella, ovviamente rivisitata per il nostro coro, con armonizzazioni che facciamo apposta, armonizzazioni vocali. Il gruppo è composto da circa 50 persone, forse qualcosa di più ultimamente, divisi in 4 sezioni classiche, le signore, le donne sono divise in 2 macro sezioni, soprani e contralti, gli uomini tenori e bassi. E l'attività concertistica è molto direi sostenuta, in particolare ovviamente visto il genere che facciamo nel mese di dicembre, comunque normalmente facciamo anche dei concerti durante l'anno e anche nei mesi estivi. E chi volesse entrare nel nostro coro può scrivere andando sulla pagina Facebook, oppure trova tutti i dettagli per poter scrivere, va solo fatta una piccola audizione, ma molto semplice, dove si comprende la vocalità e dopodiché si entra e si prova a cantare insieme. Interessante, proprio veramente veramente bello. Peccato che io non so cantare, quindi non faccio nemmeno le prove, anche perché le canzoni mi piacciono, quelle fatte di sicuro, perché sarebbe da parlare molto sul fatto di non saper cantare, perché a volte le sorprese sono dietro l'angolo, cioè diciamo che c'è magari chi non ha mai provato a fare in una certa maniera e pensa di non saper. Poi c'è anche veramente chi non sa cantare, però cantare in coro aiuta molto anche a far venire fuori, se c'è ovviamente,
la parte musicale che uno ha dentro. Io sotto la doccia canto, però quando canto va via l'acqua calda, si capisce perché. Non lo so, vabbè. A posto. E niente, e ringrazio Riccardo per averci grazie a voi. Dato il suo tempo e noi, cari amici dell'osservatorio.com, ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao. Grazie.